faccia! Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo videoblog. Siamo qui davanti a un negozio di articoli sportivi perché devo comprare degli occhialini, una maschera. Perché? Perché ultimamente tutto quello che faccio sta finendo in distruzione. Vi ricorderete tutti dell'iPhone che mi si è rotto un mese fa. Ecco, oggi si è rotto nuovamente. Dovrebbe diventare tipo verde. Praticamente è scoppiato l'OLED internamente, il vetro è intatto e... Ok. Poi sempre oggi mentre parcheggiavo Luca mi ha fatto notare che qualcuno mi ha cilindrato la macchina e mi ha lasciato questo ricordino. Quindi siccome tutto quello che sto facendo nella mia vita ultimamente finisce in distruzione, non per mio volere, oggi faremo una cosa che mi renderà immune da tutto e forse anche da tutte le pandemie del mondo. Sto filmando con la GoPro perché dentro con la Sony non mi facevano entrare. Quello che ci serve sono degli occhialini e una maschera. Volevo comprarmi le mascherine ma è tutto vuoto praticamente, non ce n'è mezza. Fanno di un male boia. Sembro uno psicopatico. Vi faccio saltare tutti. L'obiettivo, bro, sarà quello di lavarmi tutti i problemi di dosso. I malocchi, le maledizioni, le bestemmie. E le sfighe. Le sfighe, soprattutto lavarmele. Non levarmele, voglio lavarmele di dosso. E cosa lava meglio di lui? Ora devo capire il nome perché io lo chiamo autolavaggio. Rulli, ma come si chiama tecnicamente sto roba? E non posso neanche guardare su Google perché il telefono si è rotto. Comunque, cosa volevo fare inizialmente? Mettermi seduto e lavarmi io. Ma siccome anche la macchina, perché adesso vi faccio vedere, sì che devo riverniciarla, poi devo venderla eccetera, però capita a volte che magari qualcuno mi riconosce, c'è chi chiede la foto, c'è chi mi insulta, parcheggio la macchina e mi ritrovo poi dopo queste cose qua. Una riga infinita. Qua me l'hanno cilindrata. Questa è quella di prima fresca di oggi. Quindi ho deciso di lavare sia me che la macchina. Però la domanda esistenziale, proprio importantissima, è: ma fanno male questi robi? Però ma è plastica. Io pensavo fossero morbidi. Quello che a me fa paura è questa struttura. Tanto ha i sensori, in teoria. In teoria. Tada! Programma 1. Shampoo neve, lavaruote e la cera. Mi mettono la cera. Dopo la cera è come se avessi sbloccato una nuova skin. Allora, io salgo sopra la macchina. Dal momento in cui ti dico ok, che ho la mascherina, tu metti 5 euro e mi filmi. Sì, sono pronto, vai. Programma 1. È gelata. Che schifo! Si sa di marcio! Iniziano i rulli! Arrivano di vetro! C'è anche una macchina che mi sta guardando! Fate male? Abbastanza! I piedi me li spinge! Scivolo! Non ti pigliare! Aia! Il piede! Le palle! Mi sta prendendo le palle! Aia! Basta le palle! Aia! Ma perché hai fermato? Hai detto fermo, ti metti no! Qua. No, che bello! No!
Mi stava finendo di fare il bidet. Ha fatto malissimo. Bro, faceva malissimo. Ma in faccia. Sembravano 20.000 schiaffoni. E mo si può riprendere. Non lo so. Ma perché mi hai fatto questo? Non lo so. Perché? Posso farti solo una domanda? Perché hai fatto sì che io non venissi depurato dalle energie negative? Perché mi hai stoppato? Sei tu che me le mandi allora, bastardo. No, no, assolutamente no. Sei tu che me le mandi. Assolutamente no. Sono pure scarto umano, guarda. Ti lascio le impronte. Ti prendo a calci. Come mi sembrava che stessi morendo. Volevo salvarti. È mia di colpa, aiuto un sordo, non ho capito male. Quindi tu volevi salvarmi e pensavi che la mia vita fosse in pericolo? Sì. Io dicevo, aia, ho male alle palle perché stavo facendo un bidet. Siccome qua è rimasto bloccato così, credo serva un tecnico, qualcuno che riattivi tutto. E mi sento terribilmente in colpa per una cosa che non ho detto. È colpa sua, io mi tiro indietro. Prima cosa, tu mi devi un lavaggio. Sì. Prima cosa, perché io sono depurato al 30% in realtà. Perché mancava il sapone, la cera, l'aria, manca tutto praticamente. Siccome tutta la prossima settimana porta pioggia, il primo giorno di sole io vengo a finire di depurarmi. Perché io così sono arrabbiato, perché ho detto finalmente wow, torno a respirare. Invece guarda, male pure un vlog dove sono solo io, non c'è nessuno che mi ha tradito, il mio migliore amico. Grazie. E noi ci vediamo tra qualche giorno. Allora, è passato qualche giorno da quando siamo venuti all'autolavaggio. Ora funziona, ma il problema è che le sfortune continuano siccome sta piovendo. Portava sole pieno, giustamente vengo a registrare e in un anno secondo nuvoloni e pioggia e non sembrano spostarsi. Ha smesso di piovere e non fa caldissimo. Ci sono quasi 20 gradi in meno rispetto all'altro giorno. Spero di non prendermi la polmonite. In realtà sono tutto tranne che pronto. E fa freddo, raga. Eccolo che inizia. A sto giro non me lo prendo lo schifo in bocca. È ghiaccio. Le palle! Ah. Ah, è ghiaccio! È fottuto ghiaccio oggi, bro! È fottuto ghiaccio! Ah! Le palle! Ah! Elevati dalle palle! Ah. La faccia! Yeah. Perché è così schifosa? Oh, fa male! Sono io che non sto urlando, ma fa malissimo! Ora che si fa? È fottuto ghiaccio! Non credo! È ghiaccio quello che esce! È ghiaccio! Non lo finisco quello! È qua, è da pazzi! Va bene tutto, ma con 20 gradi in meno mi prendo la polmonite! E di sto periodo diciamo che non va benissimo! Tocca? Son freddo? Non so se... Minchia, ci sente che è freddo! Uno dice estate, ma l'altro giorno c'erano quasi 40 gradi. Oggi ce n'è 20 e è appena finito di piovere. Quindi... cazzo! Allora, secondo me sono alla fine. Avrei voluto farvi vedere i segni rossi altro come l'altro giorno. Il problema è che ho davvero freddo, perché quel getto d'aria era letteralmente l'Alaska. E secondo me è collegato direttamente all'Alaska, all'Antartide, non lo so. E arriva il ghiaccio, altrimenti non me lo spiego. E devo farmi una mini corsa per scaldarmi, perché io mi... viene la polmonite, ah!
Scaldati! Comunque, spero di essermi finalmente depurato. Magari invece mi arriva la broncopolmonite, non lo so. Spero di essere finalmente depurato dalle sfighe, di essermele lavate, tolte di dosso. Non vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, perché in mezzo al mare di sfortune mi hanno bannato il profilo perché ho messo una foto nudo con scritto censura. Vi lascio il nuovo profilo in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo vlog. Bella!